break through the cloud in this rap game. I found my voice, turned the struggles into rhymes, made a choice. Born in the struggle, raised in the fight, spit truth in the booth every day and every night. From the school of hard knocks, got my degree in the game of life where the blind can't see. I'm a lyricist, weaving words like a spell in the underground where the real stories dwell. Got the fire in my soul, burning bright, igniting the mic, bringing heat, taking flight. In the rhythm of the city where the heart beats loud, I stand tall, face the crowd, break through the cloud in this rap game. I found my voice, turned the struggles into rhymes, made a choice. It's a journey through the verses, every line a mile. On this road of life, facing challenges with a smile. The beats in my heart sync with the street. In this concrete jungle, find my own beat. I hustle with my words, grind with my rhymes. In the city of dreams, where stars always shine. Every setback, every fall, just a setup for the rise. In the rap game, where the truth never lies. I'm a poet on the mic, spitting life's poetry. In the struggle, in the hustle, find my symphony. So listen close to the words I spray. In this rap game, I'm here to stay. In the rhythm of the city, where the heart beats loud, I stand tall, face the crowd, break through the cloud. In this rap game, I found my voice, turned the struggles into rhymes, made a choice. Yeah, it's time to get happy, let the sun shine in. Smile on your face as we begin this joyful spin. Forget about stress and all the life's troubles, as I share with you my recipe for double dose bubbles. Pack a drink from ear to ear, let it loose, don't fear. A smile is contagious, watch the love appear. Wipe away those frowns and chase a dream so bright. In this world of chaos, find your inner light. Shine bright. Spread that happy vibe, let it fly high. Living life with love and joy, reach for the sky. Together we unite to make this world bright. Join me on this journey of endless delight. Fight your passion, chase it down, never back it out. With every step you take, there ain't no doubt. Surround yourself with love and positive energy. Happiness is yours for the taking, can't you see? It's all spreading that happy vibe, let it soar high. It's a choice, don't let it pass you by. Open up your heart and learn to fly. In the face of adversity, we stand tall. Together we rise as one, united we ball. We got this, y'all. Through thick and thin, a love will win. Keep your head up high, let the joy begin. Embrace each moment with a grateful heart. Happiness is yours to keep. Watch life's beauty arise. Spreading that happy vibe, let it shine so bright. Living, loving, and enjoying the flight. Together we unite to make this world bright. Join me on this journey of endless delight. So here's my message, loud and clear. Bring happiness into your life without fear. With every beating heart and soul entwined, let's spread the happy vibe and make this world shine. Yo. Check it out, life of a YouTuber ain't always what it's about. Got dreams of making content and views by the crowd. But let me tell you, it's a journey loud and proud. Wake up early, ideas flowing like a river. Camera gear ready, time to make that digger. Editing software open, let the magic begin. Hours of hard work for content without sin. Uploading videos, hitting that publish button. Promoting on socials, hoping for some traction. Waiting for feedback, checking analytics. Eyes glued to the screen, it's almost psychotic. YouTube grind, never gonna stop. Content creator, always at the top. Build an empire one subscriber at a time. From zero to hero with rhyme and design. Collaborations happening, growing the fam. Learning new skills, expanding the clan. Trolls come attacking, haters got their aim. But YouTubers stand tall, they ain't playing no game. Monetization coming, ad revenue in sight. Now every view matters, more than just a fight.
Brand deals approaching, collaborations on fire. A dream life unfolding like a rehearsed choir. YouTube grind, never gonna stop. Content creator, always at the top. Build an empire, one subscriber at a time. From zero to hero with rhyme and design. Burnout's approaching, mind feeling drained, but passion remains burning like a flame for Unchained. Taking breaks necessary, recharging the soul, balancing life and YouTube, that's the ultimate goal. Reflecting on progress from where it all started, a small channel with vision, now self-participating. Grateful for supporters, loving every fan, becoming a YouTuber was the best plan. Through late nights and early mornings, dreams taking shape and new learnings. With every upload comes growth so real. A YouTuber's life is like no other deal. So here's to the grinders, making their mark, shining bright online in the digital art. Keep pushing forward with heart full of fire, spreading positivity and never gonna tire. To grind, never gonna stop. Content creator, always at the top. Build an empire one subscriber at a time. From zero to hero with rhyme and design. Legacy of making, leaving a footprint behind. A YouTube icon on everyone's mind. Inspiring the next generation, passing on the baton. Voilà ragazzi, buonasera, buona domenica sera, ben arrivati live. Eccoci qua raga, buonasera a voi ragazzi, buonasera Carlo, Cristina, Valentino, Fabio, Top Gun, Carli, Gabriele, Thomas, Fabio, Ciccio, Jonathan, Son Goku, Super 33, Mirabella, Gianluca, Mgenzo, Marco Tanto, Mattia, Magazzini, Momotta, Nerone, Russo, buonasera. Buonasera, buonasera, bentornati in live anche quest'oggi. Tutto bene Carli, tutto a posto. Ciao Claudio. C'è buio qua dentro, accendete la luce. Non funziona, non ho pagato la bolletta. No, manca proprio, se fottenni i lampadari. Dunque, buonasera Luca, fai i muri bianchi. Bianchi è proprio classico, come una volta. Buonasera Fede, dunque chi mi manca? No, domani non ne faccio live, lunedì. Ciao Nick, ciao Deia, Ale Deia. Ah, caspita Ale, mi spiace, spero che, cioè, boh, spero che stai, boh, meglio, penso. Sì, questa certo è quella partita di YouTube, questa, sì, ovvio. Beh, io... quando è che fa giorno, insomma? Si può dormire? Tipo, perché o metti i lampadari o cerco di... sì, il letto su, fottendo pure quello. Vabbè, ciao Bring Gamer, puoi salutare mio fratello Francesco? Ciao Francesco! Quando ti donano i soldi, dove finiscono? In banca, magari? Allora, tu, sì, la live si può continuare a vedere dopo, sì. Dunque mi serve il lampadario già, vabbè, tanto alla fine la cucina rimane sempre qua, no? Che dite? Una mini cucina, perché tanto... Beh, dunque, per forza la cucina qui ci si fa, salotto, cucina, certo, sgabuzzino, che ne so. Sì, direi che sotto ci si fa la cucina. Sopra, e per forza, cucina e salotto, sopra non saprei, sopra... D'altronde fa la cucina sopra non ha senso. Non ne ha. Non ha senso fare la cucina sopra. No, non ha proprio senso. Mi vedi laggare? Oh, non penso che ci sono problemi. Allora, dunque, mettiamo... Ma che ne so, mettiamo per ora due lampadari a caso. E poi ne metto altri. Basta che si vede qualcosa perché non posso lavorare al buio. Ecco, magari le luci da lavoro funzionano. Io devo lavorare. Dite che funzionano le luci da lavoro. Funzioneranno. Ma che figo, avanti. Oh. D'altronde, si lavora così nella realtà, no? Oh, le luci da lavoro, è a posto, risolto. Bella, Marco, cassette. Una sala cinema. E dove la faccio la sala cinema? Al massimo qua sopra si può fare a malapena qualcosa di simile. E Carli, parecchio difficile, di solito gioco solo per fare video e live, insomma.
Frank, buonasera, vediamo qualcosa di simile. Buonasera, buonasera Marco. Allora, comunque, qua ci dobbiamo fare la cucina, quindi. Quindi, mi serve la cucina. Quindi, magari mettiamo un po' di mattonelle come era prima. Devo però anche pitturare, no? Facciamo la cucina bianca, le pareti bianche però della cucina. La cucina bianca con le mattonelle, no? Allora, dove sta il coso? Cos'è sto dev? Cos'è dev? Boh, dove cacchiarola è? Allora, pittura. El bianco. Pittura ciaccia. Quale cavolo è qua? Pittura bianca. Quando porti. Non porto farming 19, raga. No, ovviamente no. Avanti, tei. Ma io quasi quasi pitturo tutto bianco. E poi dove devo mettere le mattonelle le metto e basta. Ti è piaciuto l'autolavaggio automatico? Carino. Fishing North Atlantic, la playlist, perché non c'è? Buonasera Davide, tutto bene? Che ho mangiato? Ho mangiato? Che ho mangiato? Non era petto di pollo, era panino col salame in pratica, va. Pane e salame, va. Semplice. Roba molto semplice. Perché non chiudo la Italian Rice? La sto portando in live. Le mattonelle le mettiamo dopo le mattonelle. Prima mettiamo la cucina, poi le mattonelle, così vedo le mattonelle dove le devo mettere. Oh, magazzini! Addirittura, e mo ti infogni lì. Buonanotte Cinzia! Ho capito, domani è scuola. Perché non mi leggi? Michele, cos'è scritto? Michele, non vedo niente, Michele. Non vedo niente, Michele, di precedente. Buonasera per te. Allora, come funziona sto coso qua? Allora, ma aspetta un momento. C'ho una piccola paura io. Ma non è che il gioco è sincronizzato con la realtà? Perché se il gioco è sincronizzato con la realtà, non farà mai giorno. Se il gioco è sincronizzato con la realtà, restiamo sempre al buio qua. E la cosa mi scoccia un po'. Non mi piace lavorare al buio. Fammi capire sta cosa, va. Non vorrei che devo lavorare al buio tutta la live. No, non ne porto Farming 19, Michela. Michele, no, ma ti ho risposto, Michele. Perché non chiudo la Italian Rice? Ti ho detto la porti in live. No, ti ho risposto. Tempo reale, no, proprio, grazie. Niente tempo reale, non ne voglio tempo reale. Tempo reale. Non farà mai giorno. Che poi vorrei capire che ora è nel gioco. Vorrei capire che ora è. Dovrei comprare un orologio per capire che ora è. No, mi scoccia la ora di notte. Ah, Ant, la febbre, porca miseria. Allora, aspetta. Orologio. Orologio, Gio. Orologio. Allora, un orologio. Mi stai a dire che è mezzanotte? Beh, almeno non è sincronizzato con la realtà, è già qualcosa. Un bianco sporco. Già ho fatto bianco, cioè basta. Birra Factory, Michele, non lo so, vedremo. Ciao Anto, buonasera. Allora, mettiamo la cucina. Quindi, dove ti trovi? Cucinotta? Boh. Mobiletti, c'ero già. Ma non c'è già quella pronta, tipo? Non l'hanno fatto sta cosa, vero? Non c'è tipo quella già pronta, quella preassemblata, tipo, la metti là e via, no? Compro il letto e ci dormo, si può fare? Comunque, aspetta, mobiletti, pensili, armadietti, come la faccio sta cucina? Vediamo. Questa classica ci starebbe. Aspetta, ma questo per cucina è? Non ne sono sicuro se questo è per la cucina. Beh, tecnicamente lo è. Forno Michel. Boh, forse lo è. Non ti sei preso niente, Giuseppe.
Quando porto Italia. Non ne porto, Gabriele. Te l'ho detto, ne faccio Farming 19. Buonasera, Giampi. Buonasera, Bici. Classica. Ma si chiama proprio classica? O classica a modo di dire? Perché può essere classica. Cioè, non lo so cos'è la classica per te e cos'è per me. Magari è diversa. Per me classica è questa, tipo, questo colore qua. Quindi tipo la duck. Se posso scrivere duck, tipo, mi interessa solo la duck. Se no mi confondo. Risultati per duck. Ma duck che è sta roba? Ma no, non è, no. No, manca tutto. Che cucina è questa? Questa è niente. Cos'è sta roba? O sto sbagliando io? Fino a... rimango fino alle 23. Le pareti gialle chiaro. Vabbè, la cucina l'ho fatta bianca. Poi il resto ancora sa da vedere, no? Sì, ma io voglio capire una cosa. Cioè, la sezione cucina si chiama mobiletti? Mobiletti funzionali? Come hanno combinato sta cosa? Mobiletti funzionali l'hanno chiamato? Perché non è che c'è tutta sta scelta. Non è che vedo chissà quanta scelta io. So lì, se no piglio Brooks, che almeno c'è qualcosa in più. Potrei fare Brooks. Che ne sacci? Ma tipo non c'è neanche quella, non c'è l'angolo, non c'è neanche l'angolo, non c'è l'angolo. Quindi mi manca qui la roba, dove sta? Come faccio a fare una cucina se manca la roba? Buonasera Andrea. Scrivi cucina, tu dici che così trovo? No, niente, scrivendo cucina trovo una mela. Cerca Vanamo? Buonasera Frenzy. Io... cosa? Sei triste, mi spiace Frenzy. Io ho mangiato... che cos'era? Pane e salame. Ah, Vanamo, grazie. Ammazza, c'è tanta scelta con Vanamo. Beh, allora mettiamo Vanamo che almeno c'è mezzo mondo di scelta, va. Mettiamo Vanamo. Tanto alla fine mi pare che posso cambiare il colore di sto Vanamo, se voglio. Come si fa? Qui. Cambia di tutto o non cambia di niente? Potrei fare... ma cambia tutto? È da vedere. Che faccio? Metto così, nell'angolo? Che dite, questo colore va bene? No, c'è... vabbè, ma non lo so, Simone, com'è carino? È scuro, per non mettere bianco come il muro. Per non mettere bianco come il muro. Forse al massimo questo blu ci sta poco. Forse al massimo il fatto che c'è quel blu. A me che si può togliere il blu se non voglio il blu. A proposito, come caspita si leva il blu? Qua. Se volessi, potrei mettere qualcosa tipo sul bianco. Che sinceramente il blu non mi fa impazzire. Le pareti sono chiare, dai. Allora, come si torna indietro? Ok, allora, certamente ci vuole la cucina, forno, ovviamente. Ce la devo mettere, no? Ma il colore quello è. Il cavolo. Aspetta, ma il colore in teoria non è un problema. Se io adesso tipo compro questo, no? Che è di colore diverso, però non è un problema. Perché mi pare che il flipper qua... copia stile. Ecco, fatto, facile. Meglio di così. Il gioco del kebab, Mattia. Non lo so, nei prossimi giorni, Mattia. Oh, come caspita se leva sto coso. Allora, notte Gabriele, domani scuola, ti capisco. Metti due angoli. In che senso, la penisola al centro? Non è che c'è tanto spazio, mo. No, chiaro, più chiaro, no, bene così. Ma l'ho fatto, M-Chance. L'anta non si apre. Come no? Deve aprirsi. Allora, ci vuole il lavandino, ovviamente. Ma dato che abbiamo poco spazio, potrei metterne uno di quello piccolo, eh. Beh, d'altronde è tutto piccino qua, quindi... Dobbiamo andare un po' a stringere. Una postazione da gaming sopra. Quello ci arriviamo dopo, raga. Facciamo una cosa alla volta. Ma direi che ci sta bene, chiaramente, un mobiletto classico. Ma anche questo col vetro non è brutto da mettere qua, eh.
È sempre copia stile? Ok. Fornello, il fornello quello lo so, devo pigliarlo dopo. Perché non fai missioni? Claudio, mi hanno detto Nick, sistema casa tua. Quindi o faccio casa o faccio le missioni. Che bello il gioco del kebabaro, mi fa piacere che ti piace. Mattia, bella calabrese. Allora, il fornello quello... quello... Ci arriviamo a breve, dai. Prima mettiamo quelli che stanno... in aria, i volanti, come si chiamano? Quelli che stanno su. Potrei fare così. Ah, è un'idea. Qui c'è la K, ovviamente. No, la K47, però, ah. La K, quello... Metti il lavandino sotto la finestra e ci... Ah, già, è vero, il frigo, c'hai ragione, mister. Mi sono dimenticato, il lavandino sotto la finestra. È vero, perché c'hai ragione, mi sono dimenticato che... Vabbè, il frigo, sì, il frigo, caspita, è vero. Questo ci potrebbe stare allora qua. Beh, effettivamente ancora questo qua ci sta. Allora, però rimane il problema che qui ci va la K. Se qua ci mette il frigo... questo in pratica mi resta per niente. Ma tra cucina e soggiorno ci metti un'isola, dici qua, qui? Potremmo metterla, se riesco a farlo ovviamente. Ciao Mohamed, buonasera. Alessandro, buonasera. Tutto bene. Andrea, frigo mettilo dentro la porta. Come frigo mettilo dentro la porta? In che senso metterlo dentro la porta il frigo? Il frigo qua lo devo mettere, dove lo metto? Fai casa tua e anche degli altri. Ho capito, una cosa alla volta, non posso fare tutte e due insieme. Allora, allora facciamo così, lasciamo stare per ora Vanamo. Andiamo a cercare la cucina, quella da mettere sopra, così ce la mettiamo e ci togliamo sto pensiero. Quindi la cucina, non la cucinotta. Però è buona la cucinotta. Però non quella. Come si chiama? Non è nella sezione letti, ovviamente. Non può essere nella sezione dei letti la cucina, no? Aspetta, fornello, giusto, forn. Dentro lo sgabuzzino e il frigo. Ma tu l'hai mai visto un frigo dentro lo sgabuzzino? Un frigo dentro lo sgabuzzino, io non ce lo vedo, non ha senso. Un frigo dentro al muro dove era lo sgabuzzino. Ma da quando è che ci stanno i frighi nel sgabuzzino? Senti, ma dove sta la cucina quella là? Perché non la trovo? Ah già, fornello, cucina, giocattolo, no. Cucina normale. Oh, perché non la trovo? Mi sta facendo ingazzare. Forse è un elettrodomestico, eh. Eccola qua, elettrodomestico. L'ho trovata finalmente, oh. Dopo 3 ore. Ah, questa qua, quella... Ah, induzione, giusto. Si chiama piano cottura, giusto. Alright. Metti divano. Oh, una cosa, fammi la cucina o fammi il divano? Un attimo. Piano cottura, sì. Frigo in bagno, ci può stare. Metti il frigo accanto al forno. Poi metti almeno 2 mobiletti. Io direi invece, raga, che il frigo non ci sta accanto al forno. Perché nella realtà che senso ha mettere una cosa che deve tenere il cibo freddo accanto a una cosa che scalda? Minimo mi ci vuole un piccolo mobiletto separatorio. Dopo la puoi vedere la tua casa. Vedere, vendere forse vuoi dire. Nick, piace anche a me arredare casa. Mi fa piacere, Cristina. È un po' come... Un po', diciamo... È un po' come... Come si chiama? The Sims, no? Tipo, simile a... beh, un po' meglio, anzi, per arredare questo. Allora, quando uscirà su Play, non ne ho la più pallida idea, Giuseppe, non ne ho la più pallida idea. Come si chiamava sto mobile? Vanamo? Già l'ho dimenticato, Vanamo. Mi serve un mobiletto stretto da mettere a fianco, così almeno... Se no è brutto mettere il frigo proprio appiccicato. Forse andrà bene questo. O questo... Forse questo, sì. Io penso che questo ci sta alla grande. Così mettiamo un piccolo spessore. E secondo me ci sta alla grande.
Ora vediamo che frigo c'è. Non lo so se il gioco c'è su console. Se lo so che serve la cappa, ovvio. Frigo. Frigo, 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 frigo. Questo frigo è. Questo è un frigorifero, è. Ok. Però non voglio lui. Frigo, tu subachi. Io me lo subaco il frigo. Ma quanto costa un frigorifero? Che miseria. È 200 euro ciò. Io non ci scusa, so poraccio. 900. 2000 sto coso vecchio qua. Ci do cazzo. 3000, questo non ci entra, è troppo grosso. Forse ci metto, non lo so, vabbè, ho capito che devo spendere una barbacca di soldi. Calli, scusa. Nick, c'è un falegname. Nick, c'è un falegname per montare mobili. L'ho letto il tuo messaggio, Calli, ma sinceramente non capisco cosa devo risponderti. Buonasera, Diego. Metti marmo nero come piastrelle. Ok, una cosa alla volta. Che fa? Ci sta questo, raga. Tanto non è che c'è tanta scelta, Io ci metto questo e non ci penso più, guarda. Allora, sinceramente, mo questo, però, purtroppo, mi stona, perché qua c'è la finestra. A meno che non metto la finestra qua. E poi la cappa dove la metto? No, non ha senso. Notte, Nicola. Ah, mi aiuta ad arredare, ok. Metti il frigo. Poi metti un mobiletto ad angolo a fianco. Metti altri due mobiletti. No, è che qua tipo già. Cioè, qua siamo già arrivati al limite. Qua già finisce la cucina per quanto mi riguarda. Qua basta, finisce. Vedi che c'è sto pilastro? Qua diciamo che all'incirca vorrei. Non vorrei farla più grande la cucina di così. Vabbè, ho capito, va, togliamo sto coso, va. Ho capito che sto coso non mi piace. Basta, togliamolo, non mi convince. Arrivederci. Dunque. AK. K Michele, K Yozoki. K. AK di Michele è economica. AK di Michele è buona, Andiamo al risparmio, che dite? Quello Davide, sì, lo so, ci ho pensato. Metti i pensili singoli. Ho capito, però la cappa la devo mettere. Dopo che metto la cappa posso decidere. Però è brutta sta cappa, vero? Beh, questa è più carina, dai. Ho capito, mettiamo questa, va. Avanti, spendiamoli sti soldi, va. Ok, mo l'unico pensile che posso mettere è per riempire sto buco qua. Ovviamente. Metti mammo nero. Sì, ok, Emcenso. Un attimo, almeno voglio finire questa cosa. Ci sarà ad angolo il no, l'unica cosa è questo. Non è col sì, c'è ma senza vetro. C'è quello col vetro ma non è ad angolo. Questo è quello. A meno che non si può cambiare, ma non, cioè no, non ce li hai i vetri, no. Questo è l'unico che posso. Vabbè, è buono pure, alla fine non è che ci vuole per forza il vetro. Ma che ci devo mettere forse il vetro. Bello, mi piace sta cosa di come l'hanno semplificato. Allora, abbassa la cappa e mettici sopra un pensile. No, così bassa la cappa. Non ci sta, è brutta. Pure che cioè, non ci sta, raga. Cioè, più bassa di così fa cagare. Ma già così fa cagare. No, è brutta la cappa così bassa. Cioè, no, la cappa non si può vedere così bassa. Le zebre? Quali zebre? Se no metti il forno dalla finestra. No, ma per me va bene così. Ma per me va bene così. Perché se ci metto il forno qua, la cappa dove la metto? Ma per me va bene così. Tutto bene, Giuseppe? Esiste un LED che lo metti vicino alla cappa. LED. Non so se ci stanno i LED, sinceramente. Sì, le piastrelle mancano, è vero. Difatti, mo ci arriviamo. Anzi, ci andiamo subito. Così ci togliamo sto pensiero, va. Allora, aspetta, Pannelli, piastrelle. Mi avete detto tipo in marmo. Marmo, ma marmo. Allora, questa scura, è marmo. Ok. Io ce l'ho da una vita, Giuse. E Carli, ma ti ho letto.
Ti ho letto, Galli, ti ho letto, ti ho anche risposto, ti ho detto sì, lo so, ci devo ci dovrei fare un muro qua, vediamo. La cappa la metti sopra la finestra, così in alto. Nah, fa schifo. Dai, chi l'ha mai visto una cappa là sopra così in alto? No. Ok, buono. Ovviamente aspetta, il frigo lo devo spostare. Cioè, dietro al frigo mancano. Cambia pavimento della cucina. Si può anche fare. Ma fa giorno finalmente. Era ora, guarda. Quello del gioco. Quello del gioco da mettere in palio su Instant Gaming. In che? Non ti sto a capire, Galli. Buonasera, Jonathan. Nick, nella realtà la cappa va al massimo a 60 centimetri. Di che parli, Joy? Vabbè, difatti, più o meno questo è 60 centimetri. Al massimo la metterei così, basta, non di più. Allora, mister, cortesemente, con le parole. Che te sei perso, Stefano? Niente, la cucina. Metti come pavimento piastrelle grigie. Alright. Fai un pavimento unico. No, dici unico. Unico non faccio tutto in piastrelle il pavimento. Nick, invertito l'asse della cucina. No, va bene così, raga. Ma che cambia? Ma va bene. Ma va benissimo. È buono che uno lava e guarda fuori. Ci sta, ci sta. Ci sta, secondo me. Allora, le piastrelle per terra. Non vi piacciono queste? Effettivamente fanno cagare. E quale ci mettiamo allora? Non è che c'è tutta sta scelta. Piastrelle triangolari colorate. Fai pavimento bianco e nero. Pavimento bianco e nero per me ci sta bene in bagno. Allunga la verso il salotto, la cucina. È che volevo sfruttare questo muro qua sopra. Se no, non parlavo con te, 280604, un altro mister, tu sei per me MR. Allora, se no, togliamo sto muro e lo spostiamo. Ciao Mercedes. Se no, se volete più spazio, questo muro lo mettiamo qui e ci guadagniamo però poco, Ci guadagniamo sì e no un paio di centimetri, non credo che ci facciamo molto, però in questo modo ci possiamo allargare un pizzico. Quindi è l'unica soluzione, Buttiamo giù il muro, ne famo uno nuovo, più spostato a sinistra e via. Ho paura che finisce come a Minecraft, che butto giù qualcosa di troppo. A posto, poi passa qualcuno a pulire. Fai un muretto basso. Basso. Come basso? Che senso basso? Fai il marmo e il pavimento della cucina. Allora, una cosa alla volta, raga, perché sennò io mi ringoglionisco. Già sono vecchio di mio. Allora, io il muretto lo farei. Aspetta. Oh, ma perché non ci devo riuscire a fare quello che voglio io? Ma come che la spaterina funziona? Ah, così funziona. Ah, ho capito. Ma l'ho fatto. Il cavolo. No, un momento, però fa cagare con la porta davanti. E beh, d'altronde non è che c'è tanta scelta. Un muro poi che scende. Non ti piace la parete con i gufi? Ma sì, ma questi li devo togliere, le zebre. Ma sì, vabbè, ma questo è da togliere ancora. Cosa non farlo? Beh, la porta la posso sempre spostare, forse. O no? Non tanto.
Ma di verità la porta non la posso spostare. Dove la metto poi? La devo mettere, se no la devo mettere qua la porta. Madonna mia, i gufi nel pavimento. Ma quali gufi nel pavimento? Ah, questi. Madonna mia, raga. Madonna quanto è complicata sta casa. Allora, la porta. Ah, beh, che ci vuole a spostarla? Una cagata, eh. Facile, facile. È più facile del previsto spostare la porta. Oh, sta a fare cose che non lo so manco io, va. Sta a fare cose, guarda, il muratore. Tanto che ci vuole a fare il muratore qua? Va, va là, tiè. E allarghiamo la cucina. Hai visto che ci vuole? Buonasera Alessio, fai il muretto basso che è contornato, che contorna... Sì, ho capito, devo scendere il muretto, quello l'ho capito. All'incirca ho capito, penso, anche quello. Quindi dite... Aspetta, eh. Così, che scendiamo. Magari lo facciamo solo singolo da uno. Leva la porta in più. Vabbè, qui dietro ci facciamo uno sgabuzzino, no? Lo lasciamo. Perché toglierlo? Allora, ci potrei fare tipo così. Il muro sopra dopo la finestra. Ma poi la cucina diventa gigantesca. Se facciamo il muro qui diventa una cucina enorme. Non ha senso, penso, farla così grande la cucina. Cioè, poi il salotto diventa piccolissimo. E poi finisce che ho una cucina enorme e un salotto piccolo. Nick, nel gioco c'è tipo la bombola del gas, che ne so. Che devo mettere in cucina? Il parquet. Il parquet. E perché non è... Cioè, già c'è il legno qua, buono, no? Allora, ci potremmo fare quindi... Aspetta, sposta la... No, ragazzi, cominciamo a spostare le finestre e poi qua non... C'ho paura che facciamo più danni che altro se comincio a spostare le finestre. Anche perché con lo spazio che mi resta qua ci posso mettere un mega televisore, un divano qua e un bel televisore qui davanti. Se metto la finestra più spostata in qua non c'entra niente. Tutto bene, Riccardo, buonasera. Fai una penisola, ci stavo pensando. Anzi, non so se viene buona, ma una cosa del tipo così. Cioè, non so come si regge, giusto? Com'è sta roba? Che ve ne pare? E qua sopra ci vai ad appoggiare le cose, insomma, capito? Anzi, mi sta venendo in mente una cosa fica. Credo. Stavo pensando di fare una cosa... volevo provare a fare una cosa carina. Mi riesce? Aspetta, è un po' complicato. Cacchio. Il problema è che non lo posso fare facilmente. Aspetta. Momento, che... Ma non si può rompere. Uno singolo. È una cagata. Non si può fare quello che voglio. Volevo fare un blocco sì, un blocco no. Un blocco sì, un blocco no. Volevo fare... mo devo distruggere tutto per toglierlo. Volevo togliere un blocco alla volta. Ho capito. Ok, allora togliamo, No. No, come si annulla? Ah, colpo preciso. Ah, ecco. Non vi piace l'idea, quindi... No, non vi piace. Allora togliamo sti cosi, va. Niente, volevo fare una... Volevo fare tipo un disegno con i blocchi. Allora, niente. Ok. E allora a questo punto il frigo potrei metterlo tipo più in qua. Perché non me lo fa mettere? Forse per via di questo. Ah,
Però ho messo qua, beh. Ci sta magari sul muretto, poi metti il marmo? In che senso? No, l'interruttore che eliminalo, lascialo stare. Oddio, la pittura, mo. Meno male che non l'ho buttata. No, eliminare l'interruttore non ha senso. L'interruttore serve sempre. Cioè, serve. Ci metto la luce qua, l'interruttore. Poi come accendo la luce? Allora, aspetta un attimo. No, lì no, aspetta. Ok. Così ci possiamo mettere un altro mobiletto qua. Che dite? Sì, per terra l'ho capito che devo cambiare le mattonelle. Allora, qui ci possiamo mettere un altro vanamo. Dove cacchio è? Non lo so se sto gioco c'è per PS4. Ci posso mettere questo? O ce l'ho già messo, a dire la verità. Ciao Ardosame, buonasera. Non c'è tipo la lavastoviglie, una roba simile. Allunga la penisola fino alle piastrelle. In che senso? Che vuol dire? Due mobiletti uno sopra l'altro. Ah, sì, ho capito cosa vuoi dire. Vabbè, va, ci mettiamo uno di questi, va, perché non è che c'è tanta scelta. Ci sta? Ci sta preciso! Sì, super, ma non mi interessa. Non c'è più largo? Questo è largo? Questo è perfetto, piglia tutta la larghezza come piace a me. Beh, l'autobus, sto a fare la cucina, ti sei perso questo. Nel senso che sopra la penisola ci metti del marmo. Ah, qui sopra, eh sì, ho capito. Ok, oh, meglio di così. Dai, ci sta. Poi il tetto, vabbè, lo devo pitturare, quello è ovvio. Allora, le mattonelle per terra, dai. Togli quel cavolo di muro e metti una penisola col mobile. Metti il frigo. Il problema, Simone, è che io non riesco a capire cosa hai tu in mente. Cioè, voi magari mi dite fai questo, fai quello. Ma io vi devo anche capire. Cioè, devo capire cosa avete in mente. Mica è facile capire cosa vi passa per la testa. Copia lo stile al frigo. Non lo so se me lo fa fa. No, non me lo fa fa, difatti. Non è possibile copiare lo stile. Pittura la penisola, sì, allora ci abbiamo il marmo, beh, il marmo magari un altro. Fai penisola a L, nel senso che devo girare pure per di qua, che me ne vado pure per di qua. Tu dici, da qui e giro e vado per di qua. Si può fare. Si può anche fare, ho capito, dite tipo... Tipo che io mi devo allargare per di qua così. Però ovviamente non mi posso allargare tanto, sennò poi come ci vai lì dietro? E basta. Eh? Ho capito Simone, ma non posso mettere la chat più veloce, sennò poi non vi seguo. Espandi un blocco verso l'esterno del tavolino che hai fatto e poi ricoprilo di marmo. Vabbè, così penso che va bene, no? Così andrà più che bene. Non lo faccio più largo, sennò poi qua non si passa. Oh, i miei piedi! Cosa sulla finestra? Che c'entra la finestra?
Oh, va bene così, dai. Allora, vediamo di sistemare sta roba qua. La finestra, lo stile. No, e poi le altre finestre si rovinano. A parte che non si può fare. Sembra quasi un balcone. Vabbè, però ho fatto più corta la penisola. Lo so che qui è più larga di qua, però poi va a finire che non ci passi più. No, domani non ne faccio live. Sicuro, Frank. Grazie, Thomas. Allora, dunque, vediamo un po'. Ci andiamo a mettere le mattonelle. Ma dove caspita sta? Mi sono perso qua. Sì, appunto, autobus. Non ti piace, Simone? E pazienza, non è che posso fare tutto strabello io. Se ero così bravo, facevo quello di lavoro. Falla arrivare a filo. Delle mattonelle verdi del pavimento, sì, Zimu, io non ci sto a capire niente. Ma di che stiamo a parlare? Allora, dunque, piastrelle e marmo nero, belle queste da mettere sopra. Ciao, player. Io mi faccio una bevuta. Mattonelle grigie, ma dove? Pavimento, sopra, sotto, non ci sto a capire niente. Ah, e c'è mister. Metto queste. Il pensile tra K è quello grande. Ma che qui? Ma, cioè, anzi no, a dire la verità, sai cosa? Forse magari sposto questo un filo più a destra, che era troppo attaccato. Magari un filo più a destra, così è meglio, eh. Sembra una recinzione. Beh, è una penisola, come la faccio? Non è che la posso comprare, me la devo creare io. Ok, e questa parte qua come la facciamo invece? La penisola con i mobili. Sì, ho capito, ma i mobili. Boh, non lo so. Non so se ci stanno. Almeno così abbiamo la parte di sotto aperta. Bianca. La devo fare bianca come i muri? Color panna. La pitturo. Falla bianca. Beh, la pittura non mi manca. Allora dovrei fare tutto. Allora tutto questo lo dovrei fare bianco. Per forza, se no non ha senso. Ecco Nick, il re dei videogiochi. Fa impazzire la folla con Euro Truck Simulator 2. Metti delle sedie, quello ci arriviamo dopo. Così. La trave sopra in legno. Ok, allora voi dite però qua bianco. Mi state a dire voi di mettere bianco, eh? E questa è pittura. Sì, martedì live, ovvio. Ok, c'è solo un piccolo problema. Non posso colorare di sotto. Di sotto non posso colorare perché che fa? Faccio un buco per terra come su Minecraft per colorare di sotto. Allora, a sto punto questo si deve fare bianco pure, se no stona dall'altro lato. Simone, che non ti piace, mi spiace. Voglio dire. Tu lo farai a modo tuo nella tua partita. Che ti devo dire? Non è che siamo tutti uguali con lo stesso pensiero. Allora.
Copri i buchi della penisola con i mattoni. Che buchi? Ah, è buco, vabbè, ci mettiamo che buchi qua. Le sedie ci vanno. Buonasera, Biagio. Allora, qui la trave boh, con qualche stile pannelli, pannello di legno, allora, tipo pannello di legno. Un pannello, diciamo, non lo so, che colore, legno di colore, faggio, no, tutta bianca, no, ci stava, o no, non ci stava la trave di legno, perché non cambi pure il parquet, cioè, il parquet, quello l'ho messo apposta, se no facciamo che ci metto pannelli di legno, come questi, bianchi, rosso in fondo. Noce, metti il pavimento grigio. Che noce? Noce brasiliano? Boh, forse non ci sta molto. Dite che ci può stare questo? No, c'è chiaro. E che ne so, ognuno dice la sua, ma io non so che devo fare. effettivamente non lo so, forse non ci sta. Forse è più scuro, non lo so sinceramente, raga. E insomma, e che ne so, se no che c'è di diverso? Carta da parati no, di sicuro. No, questi sono mattoni, no, una trave di mattoni, no. Metti pavimento grigio. Sì, è impossibile accontentare tutti, quello è piuttosto ovvio, difatti sto a diventare pazzo. Sto a diventare abbastanza pazzo, effettivamente. Legno scuro, piastrelle dorate, dove le piglio? Devo scendere con legno ancora, allora tutto di legno dobbiamo fare. Sì, effettivamente un po' ci sta, perché quel bianco non so il perché, non mi fa impazzire. Forse è più scuro, questo non è tanto scuro, colore neutro, a meno che non si può oggetto, no. Sì, beh, si può rotazione, no. Motivo. Ah, ci sta pure il motivo, ma il motivo non ci sta. Ciao Marco! Ma non c'è un colore scuro, c'è questo. Pannello Venge scuro. Ci sta questo. Il motivo. No, che torna indietro, voglio dire. Proviamo questo. Facciamo tutto però, che sto bianco effettivamente ci stona. Appare brutto. Facciamo che è tutto legno. Tutto legno. Aspetta, che così non mi piace. Questo non lo so, lo faccio pure di legno o lo tengo bianco, forse è tutto di legno. Però com'era carino fare così? Nah, non ci sta.
Allora, metti un camino. È un po' presto quello. Conviene House Flipper 2? Non lo so, sono carini tutte e due, dai. I due House Flipper. Allora, dunque, il pavimento grigio. Ma che è la cucina? Alla fine questo ci sta. Allora, il pavimento grigio. E grigio, ma che, tipo pannelli sempre? O piastrelle? Marmo? Le travi sopra, a bordo stanza, adesso falli uguali. Quali travi? Non ce n'è altre. Solo questa c'è. Non ci sono altre travi. E fai il bianco di legno, secondo me ci sta più un marmo chiaro. Per terra? Un marmo chiaro? No, Mercedes non accetta amicizie. Marmo chiaro per terra, ci starebbe questo allora. C'è granito grigio, ma granito per terra ci sta il granito. Come ci sta il marmo, raga, per terra? Più o meno, dai, bianco, grigio. Ditemi voi, raga. Buonanotte, Daniele. Sei arrivato Tom in tempo a casa? Va bene. Amoni buono. Aspetta un momento, ma dove arrivo? Fino a qua, fino alle... Beh, devo fare tutta la cucina, dovrei fare così. Quindi più o meno fino a qua. Ardosame, diga. Bene, ti ho considerato, che ti devo dire? Finita. Onde di mare, sì. A queste a te non piacciono queste. Ma io ho capito, raga, che non posso fare felici tutti, mannaggia. Ok. Niki, visto che hai fatto il muretto in legno che è scuro, perché non cambi il marmo sopra con quello bianco? Qua sopra bianco. Però è brutto che aspetta, è brutto che ci metto il marmo dei pavimenti anche sopra. È brutto che ci vado a mettere il marmo dei pavimenti. Non ci sta marmo pavimenti sul marmo dove ci mangi. Non lo so. Ciao Markul. Ok Tommy, buona doccia. Allora ste luci magari le mettiamo da un'altra parte quando fa notte, e poi musicale un pochino mi ricordo. Mattonelle sul grigio sulla penisola. A me piacciono anche così. A me vanno bene pure così, sinceramente. Un altro marmo più chiaro. Oh, a sto punto finiamo la live che stiamo ancora solo a decidere che marmo mettiamo qui sopra. Tutta la live a decidere come fare il marmo qua. Allora, vediamo che cosa possiamo fare invece. Da quando sono streamer? 11 anni, no vabbè, un paio di anni. Sta bene così? Forse che è meglio, eh? Allora, piuttosto invece, cosa ci vuole? Tipo, cosa abbiamo? Installazioni elettriche, prese, tubi. Non ho capito, Soar. Ah sì, Soar, beh, ovvio, sì.
Allora, aspetta un attimo, sto cercando di capire una cosa. Sto cercando di trovare un po' di accessori da mettere in cucina. Accessori, raga, accessori. Tutta la penisola col marmo nero. Tutta, devo togliere pure questo. Il legno. No. Una stufa e camino. Sgabelli. Ciao Gricetix! Allora, questi intanto li sposto perché mo sono in mezzo alle balle. Allora, sgabelli. No, aspetta, prima degli sgabelli, pensiamo a mettere un po' di roba qui sopra. Sennò è brutto, è spoglio. Perché questi sono tutti di... Cioè, aspetta, se voglio mettere... No, questo... sono tutti di un colore. Aspetta, non si può cambiare... Vabbè, lo stile forse si può cambiare... Vabbè, ma vabbè, posso tenere anche il rosso, a dire la verità, che me frega a me. Ci può stare? Ciao, Francesco! Non lo so se ci stanno i LED. Cos'è? Questo l'ho messo il tostapane, mi pare, frullatore. L'ho messo al contrario? Chi? No. Ah, questo? Vero, eh. Non ci avevo fatto caso. Ok. Non lo so se si può cambiare lo stile, tipo... Copia stile... Ah, ma che carino, ti è. Oh, e levate. Oh, tutto rosso, relativo. Ok. Pure l'aspirapolvere posso mettere rossa. Qualche pentola. Il mestolo quello poi va a finire, che dove lo metto? Che vola? Dove lo metto d'altronde? Aspetta, questi sono tutti accessori. Sono tutti accessori. Accessori per la cucina mi servono, tipo scolapiatti. Non va messo al contrario questo? Metti un phon e lavandino, certo, ha molto senso il phon e lavandino. Contenitore per il pane. Ci può stare qua dentro? No, non ci sta. Non c'è spazio. E i piatti? I piatti sì, a spugna. Ma quanto caspita è grossa sta spugna? Nick, per fortuna in live va meglio come views. E dici questo gioco? Sì. Patatine? Quelle me le mangerei pure ora, caspita. Cestino della monnezza? Certo che il colore lascia un po' a desiderare. Questo potrei metterlo qua sotto, guarda. È che però... Beh, meglio di niente. Dai, dai, che a fine live se la cucina è pronta ci facciamo una bella spaghettata aioli e peperoncino. È una buona idea. Allora, a proposito, mi ha fatto venire in mente gli sgabelli. Sgabello. C'è questo che non è male, però... Che faccio? Così.
No, queste non ci stanno, vero? Cioè, il colore più che altro. Scusa, se lo voglio più bianco non c'è? Ah, questo. Che dite? Un attimo, colora le pareti. Sto a fare una cosa alla volta. Oh, ci stanno. Ma ormai le ho prese. Tazze sulla penisola. Appunto. Qualcosa di simile, sì. Ci metto una banana nel tostapane. C'è il cetriolo, c'è. C'è anche il peperoncino, vedi? Così facciamo aioli e peperoncino. Allora, ciotola, piatto. A proposito, vedi, aspetta un attimo. Se ci metto due bei piatti qua, pronti per mangiare. E sopra ci mettiamo la pizza. La pizza gigantesca, eh. Lecca lecca. E ci metto sopra. Sopra il piatto. Ma che ne so, spaghetti, cose, niente, nana, si intera. Allora ci metto una fetta di crostata, va, però... Ecco, quella la potevano fare più grande, una crostata intera. Ma sta volando sta... Sta volando sta crostata. Anzi, due belle crostate, andiamo. Mangiamo. Oh Fabri, grazie per aver regalato un abbonamento. Grazie Fabri mille. Fabri89-gifty da tier 1 sub tu Antonino-35. Grande. Allora, dunque, che altro ci metto? Boh, non lo so, una tazza col caffè, tipo, che ne so, qua una bella tazza col caffè. Vabbè, è buono. E c'è sempre stato, Frank. Ciao, ciao, ti ho salutato Fabri, vero? C'ho una bella memoria io. Biscotto, una torta, la torta. Così mangiamo dolci che è un piacere. Allora, dai, oh. Diciamo che... Ah, mi sta venendo in mente una cosa. Ecco, vedi che... Adesso mi è venuta in mente una cosa a me. Perché giustamente mancano le luci. Mancano le luci. E mo mi sono ricordato che possiamo fare una bella cosa. Ciao, Vacchi. Scusa, Vecchi, volevo dire, scusa. Di dove so? Catanese. Sub regalata, sì, Frank, sì. Allora, aspetta un attimo, stavo pensando alle luci. Dove luci? Ah, le luci quelle però... Ma c'è poca scelta. Luci poche ce n'è. Da soffitto. Ovviamente qua che tu ci mangi ha senso. Uno qua ci mangia ha senso. E se ci vado a mettere un altro muro che viene per di qua? Arriva sopra la porta però. Arriva sopra la porta. Che dite? Ci faccio un altro muro che passa qua e ci metto un'altra di queste luci? Perché qua non c'è. Quindi potrei tipo mettere un muretto qua. Un altro. E così ci metto una... O no? Ah no, vabbè, a dire la verità ci metto una luce normale, ci metto e via. Ci metto un lampadario normale. Potrei metterci tipo questa, bella, grande, tanti saluti.
ha capito dove è il centro. Un classico lampadario. Sperando che questo è il centro. Più o meno. Allora, quasi quasi questo lo sposto e lo metto qua. E cosa? Ah, questi non l'avevo visti. No, questi non li avevo visti. Ma che cos'è che accende questo? Che? È collegato con questo. Sì, ah, ciao, c'ho un macello di luci. Ciao Gianluca. No, non ci sta il muro. No, un attimo, sto cercando di capire perché queste luci sono. Perché sono tutti fatti così? Perché sono tutti incasinati sti cosi? Ah no, questo va bene. No, questo effettivamente ha senso che va sopra. Effettivamente. Però questo non ha più senso. No, questo non ha senso. Quello si collega con quello, perfetto. Ok. Tutto bene, Ale, tutto a posto. Eh? Ma che bello, to. Ah, il bianco qua, sì, beh, ovvio. E mo qual era? E qual era? Se faccio duplica, copia stile, no. Ma che, sì, ed è vuoto, che ci risolvo? Porca zozza, mo come faccio a comprare il colore quello lì? Filippo, tutto bene? Bella, macio, buonasera. Allora, mo come faccio a copiare quel colore lì? Perché dobbiamo finire col bianco. E qual era? Era questo forse? Pittura? Sì, era questo. Tetto colore grigio. Ma si è fissato questo grigio? Notte Cristina. Il salone pare stretto. Vabbè, ma non è che ho allargato tanto. Certo, poi beh, le scale vediamo. Però tutto sommato mi piace questa striscia che gira attorno alla casa. Quasi quasi magari la cambiamo, però la teniamo questa striscia che gira attorno a casa. Non è brutta. Copia il muro, non lo so come si fa. Aspetta, mi sa che ho dimenticato delle mattonelle. Quali erano queste? Le ho dimenticate qua. E mo come ci vado, porca zozza. No, non è questo. Spell.
Sì, ovviamente se sposti i mobili sotto ci mancano le mattonelle, oramai. Mica metto a spostare tutto. Allora, fai il tetto di colore grigio, mi tocca fare completamente grigio ovunque poi, ciano, bianco, blu, grigio. Ma grigio è un... guarda, quasi scuro. Il tetto grigio. Ma lo so, se fosse così anche nella vita reale, lo so bene. Beh, grigio non è poi così grigio. Vabbè, facciamo così. Per intanto facciamo tutto grigio, sennò poi se devo cercare la precisione qua è un po' un problema. Fucsia non mi piace il tetto, sinceramente. Che cacchio sta a fa? Il fatto è, era bianco il tetto, mica sto a capire bene dove sto passando e dove no. Si sta a capire proprio poco. L'ho passato tutto bene, boh. Non sto a capire se l'ho passato ovunque. Ma penso di sì. Almeno fino a là. E una parola. Sì, poi questo guarda come fa. Grigio un po' più scuro, buono è. Madonna mia, e che state a cercare? Il pelo nell'uovo? Grigio un po' più scuro, buono è. Madonna mia. Porca miseria, raga. Sapete cosa? Se non oso immaginare se facevo sto lavoro nella vita reale e poi... E voglio un po' più grigio, un po' più scuro, lo voglio un po' più così. E già avevo mollato tutto e me ne ero andato a casa già. Porterai ETS di nuovo? Ma vediamo, penso di sì. Però sono pieno di giochi da fare in live. Ancora devo fare pull world, devo fare ancora. Finito pure il grigio, è finito. Accidente. Boom boom! Playing their death drums, rattling bones, making chills run. This ain't a lullaby, it's a war song sung by knives. No heart to beat, no lungs to breathe. Yet this army moves like the wind through leaves. Undead and relentless, they won't rest till dawn. Yes, allora. Wearing an iron throne, skeleton army here. Possiamo fare mo. Facciamo sta parete perché non la posso vedere. Buono è M-Chance, buono è, che non mi è dopo sotto la giornata a pitturare il tetto. Ciao mister, sta qua alle 23, certamente. Come lo facciamo, raga, il muro del salotto? Forse è un tipo, che ne so, un colore più acceso, è il salotto, più fico, un colore più, che ne so, una specie di rosso, bianca, no, che schifo, bianco, tutto bianco. Il bianco si usava 30 anni fa. Tutto bianco, che siamo, porca miseria, io sono vecchio però, cioè, ok, non vecchissimo, ma tutto bianco, ciano, la ciano è sempre bianco, eh. Ah, no, non è proprio bianca di la verità, però, ok, giallo, rosso, arancione, rosso, una bella pittura accesa, no? Azzurro, no, azzurro è buono per la stanza da letto di un bambino. Giallo chiaro. Ma incenso, non mi cerchi mai un colore che è giallo. No, o è chiaro o è scuro, ma normale, classico no. Perché mi saluti? Non lo so, mister, che ma non lo so, mister, io sto fondendo il cervello mio a leggere tutti questi commenti. Giallo chiaro. Ciano è acceso, Frank, il mio cervello si sta a spegnere. Giallo chiaro, come si fa giallo?
Ecco, questo è più chiaro, avanti, ok? Un colore a bigocca. Vernice esaurita, pure la testa mia. Oggi il tempo è volato, ci puoi giurare, super. Colore a bigocca. Che cos'è? Un foglietto? Chi l'aveva visto? Che devo provare? Sì, provalo! Un colore albicocca scuro. E sinceramente non so neanche se c'è l'albicocca qua. Perché... non credo che c'è albicocca proprio, cioè, quindi ci vuole più il colore specifico. Cioè, qui non c'è albicocca, non ci stanno i colori in termini di frutta. Non ci stanno i colori in termini di frutta, c'è proprio, che ne so, verde, giallo, rosso, non c'è l'albicocca. Come il pavimento è orrendo, madonna mia, come questo bel pavimento di legno. Troppo chiaro nel contesto. Ma vediamo dopo, dai. Chi è? Cos'è sta roba? Bicolore. Il problema è che qua spendi un altro po', non so neanche se li recuperiamo i soldi da sta casa. Spendi. Poi va a finire che sta casa non me la pagano niente. Oltretutto. Ho ottenuto un punto pittura. Beneficio. E dove lo metto? Lo metto qua. Economia. Nick, togli il countdown da un messaggio all'altro. Mercedes, non mi conviene. Che poi non riesco a star dietro ai messaggi se scrivete un messaggio al secondo. Fai beige, non giallo. A me va bene, a dire la verità. A me va bene. Ah, comunque dovrei fare anche l'interno. E ci stanno anche qua i cammelli, le zebre. Ah, si può fare pure sta cosa? Ah, sì. Beh, non mi dispiace, per non sbagliare. Sicuramente, ma sì, le zebre proprio non capisco chi nella vita reale chi è che mette le zebre. Il giallo non si abbina con la cucina. Beh, ma d'altronde è separato dalla cucina comunque. Notte Fede. No, Minecraft non ne porto per ora. In realtà cosa? Ok, sta bene perché spezzo un po', ma è normale che sto pulsante è rosso? Da quando è diventato rosso? Copia stile. Ok.
Allora, ci potrei mettere già il lampadario, così almeno abbiamo le luci qua. Lampadario, lampadario da soffitto. Allora, ci potrebbe stare uno di quelli belli. Questo sicuramente è strafico. Ma uno solo fa abbastanza luce. Il pavimento uguale alla trave, quindi un legno scuro. Ma uno di questo ci basta? Fa abbastanza luce? Boh, se non lo provo. Questa casa non si può vendere, vabbè, me la tengo per me. Ah, ho capito, quindi devo far così. Beh, fa... Ok. Non lo so, Leopoldo. Ah, mi sa che se ne metto due fanno troppo luce, poi, troppa luce. Allora, dunque, il pavimento quindi scuro. Allora, questo. Ok, il pavimento... Allora, facciamo una cosa, facciamo un duplica. Perché tanto lo so che questo non mi basta. Ah, fine marzo esce anche su console? Ok. Oh, qui no. Beh, basta. Ok, meglio smorza. Scuro con sopra più bianco, smorza. Non è troppo... Così non è troppo tutto bianco. Allora, dunque, fino a qua ci siamo. Vabbè, possiamo fare un po' il salotto adesso. Ciao Gilberto! Allora, io quasi quasi sposterei questi da un'altra parte, però per ora... Così qua ci possiamo fare il salotto in pace. Un bel divano. Non solo quello. Allora, sicuro il divano lo mettiamo lì. Allora, dove sta? Sedie. Divano. Questo è molto figo. 5003, futuro. Futuro, in futuro senza soldi il resto. No, ma che lusso, tiè. Ma che lusso. Frigorifero economico, ma divano alla Berlusconi. Bella Actrin. Allora. Tappeto.
Cioè, sono problemi se metti i piedi sul divano. Ah. Così l'ho messo preciso, dritto dritto, capito? A posto. C'è sta Papà Castoro in TV. C'è Papà Castoro. A posto, in TV stanno a fare Papà Castoro. Allora, sì, il tappeto ho capito, però ci devo mettere il mobiletto quello della TV sotto, che penso che ci sta bene. Qual è? Mobiletto TV, no, è brutto. Questo, quello largo. Però, accidenti, lo stile. Non lo so. Ecco, questo è come... ecco, questo è lo stile che ho messo in cucina. Ovviamente potrei fare copia stile. E così diventa un po' più bianco. Cosa penultimo? Tappeto. Non c'è molto scelto. Come mai? E che ci metto? Tappeto limestone. Fa un po' cagare. Ma pare un tappeto da bagno questo. Una mensola sotto la TV. Va bene anche così, secondo me. Ma i tappeti, raga, mi fanno proprio schifo. Sinceramente, no, c'è poca scelta. Cioè, che dite? Voi dite che ci sta? Beh, potrebbe anche starci questo bianco. D'altronde non mi va di mettere un tappeto scuro col pavimento scuro. Sennò non si vede che c'è il tappeto. Sì, diciamo che tecnicamente questa è casa nostra, sì. Però tecnicamente non ci sta il tappeto nella realtà. Cioè, secondo me forse il tappeto è sbagliato, perché metti che tu torni con i piedi sporchi. Che fai? Subito passi su sto tappeto bello bianco. E te saluto tappeto bianco, è finito il tappeto bianco. A meno che non facciamo stile Giappone, che lasciamo le scarpe fuori, allora magari va bene. Ecco, allora sì, se facciamo stile Giappone sì, se facciamo all'italiana dura poco sto tappeto. Non dura un cavolo. Ok, diciamo che può essere così l'idea. Poltrone accanto al divano? Eh no, perché c'è la porta. Non ci sta. La poltrona... la poltrona qui non ce la vedo, sinceramente. La poltrona ci sta bene sopra, magari. Mobile sotto la finestra della porta. Sì, sì, quello è ovvio. Secondo me qui sopra ci sta il camino e ci sta poi appunto la poltrona. Qua sopra ci sta bene la poltrona. D'altronde questo è un altro piccolo salotto, diciamo. Il garage, un attimo, incenso, una cosa alla volta. Allora, mobiletti quali però? Aspetto, decorazioni. Mi sono perso. Perché si è allargato qua sto coso? Prima era più stretto, ora è largo. Vabbè. Sedie no. Magazzino no. Mobiletti io dico tipo... come si chiamano? No, questi sono quelli dalla cucina. Io parlo di mobiletti quello dove ci metti i libri, libreria. Dove sta la libreria? Dove stanno queste cose? Forse qua. Decorazioni. Foto, decorazioni, no, non è qua. Magazzinaggio forse allora. Libreria, magazzinaggio.
Allora, mettilo in camera il tappeto, in camera da letto. Vabbè, ma quella ancora non l'ho fatta. Credenza. Boh. Ma dove la metto la credenza? Ci sta? Non saprei. Anzi, intanto comunque c'è anche poi da fare un'altra cosa. Vabbè, mettiamo la libreria, quella ci sta sempre. La libreria. C'è così tanta scelta che non so che devo mettere. C'è tanta di quella scelta che non ci sto a capire niente. Mobiletto. Faccio fatica a scegliere. Questo è gigantesco, non ci sta. Libreria. Questa ci. Questa ci sta. Questa in un buco. Ecco, tipo qua, un buco di spazio, via. Una bella libreria, questa ancora ancora. Metti una pianta vicino al divano. Signora pianta! Ma pianta di gomma. Troppo grossa. Metti in appendiabiti, sì. Questo è con lo specchio, è carino. E il garage, una cosa alla volta. Ok. La pianta vicino al divano ce l'abbiamo. No, tac drone, grazie della compagnia. I libri mancano, raga. Allora, abbiamo la libreria ma senza libri. Ma non si può. Ecco, appunto. Ma quanto è grosso sto libro? Ci voleva tipo però che si poteva. Cioè, c'è poca scelta come libri. Ci voleva. Ma c'è poca scelta come libri. Mi tocca mettere quasi tutti uguali. Se no ne mettiamo pochi. A meno che non si può cambiare. Ah, ok. Si può cambiare lo stile, ok. Almeno la libreria è più carina così da vedere, no? Cioè basta, dai, non è che devo mettere chissà quanta cosa. Cose. Metti DVD? Ah, a proposito, questa cosa che dici dei DVD, allora, tipo. Telecom. Ah, questi. Ricevitore stereo. Friend.
Te lo comando. La console, i cari. Si può cambiare il colore, fa cagare. Ecco, ci abbiamo casse, TV, abbassa la TV. Tecnicamente è giusta la TV. Non deve stare tanto in basso. I videogiochi non lo so. L'allarme quello antincendio. Beh, l'allarme antincendio ci sta bene ovviamente in cucina. Che ovviamente qua c'è la cucina, quindi è il punto più adatto dove mettere un allarme. Vabbè, questa tipo si può mettere così. Così, si mette qua così. La TV più bassa, un pizzico, dai, va bene? Allora, i pesi no, per ora almeno non qui. Magazzinaggio. Oh, questo è bello. Questo ci sta. Che dentro uno ci può mettere alcune cose. E beh, che ci metto dentro? Non lo so, dentro che cosa ci può stare? Grazie super, un tavolino davanti, sì, tavolino davanti Giacomo, c'hai ragione. Che cosa ci potrei mettere? A sedia a rotelle? No, lì dentro non ci può stare. Bibite? Le bibite no, vanno in un posto freddo. Ah, i bicchieri? Tecnicamente sì, potrei metterli i bicchieri qua. Potrei. Ma tecnicamente i bicchieri andrebbero messi qua dentro anche. Sì, i quadri è chiaro. E i piatti. Però effettivamente non abbiamo fatto un posto dove si può mangiare in tanti. Non abbiamo fatto un posto dove si può mangiare in tanti. Qua si può mangiare in due. Beh, d'altronde non saprei neanche dove farlo un posto dove mangiare in tanti. Vabbè, giusto per metterci qualche cosa. Non saprei che altro metterci. Zucchieri. No, lì no. Non penso che ha senso lì dentro. Quella va fuori. Anche altri allarmi. Non ne conosco. Altri allarmi. Quali altri allarmi? Perché non fai una stanza nel garage e la fai sala da pranzo? E il garage dove lo faccio? Quali sono gli altri allarmi? Comunque ancora qua... Ah, a proposito, qui manca una cosa importante. Il termo... Ci sta il termosifone? Beh... Certo, il termosifone va messo da qualche parte, no? Che fa? Non ce lo mettiamo? Qui non saprei dove metterlo. Meglio due che niente. Bravo, Francesco, hai capito tutto. La porticina piccola la fai diventare la stanza di palestra. Ma che, qua dietro? No. Un ventilatore? No, che ventilatore? Per l'estate ci mettiamo nel coso. Clima. Magari. Oh. Perché non c'è il... Come si chiama il climatizzatore? Condizionatore.
A posto. Già che so, sì che vabbè, fuori Madonna che schifo, sarebbe da pitturare. I pilastri poi come cacchio ce li metto? Forse i pilastri li devo fare così. Per forza. Vabbè sì, poi quello di sotto si pittura e tanti saluti, no? Allarmi. Ma vediamo, aspetta. Allarmi, allarmi, allarm. La carta igienica. Nastro adesivo che c'entra con la... già, allarm. Allarm. Allarme antincendi, antincendi, antifutto, antifutto. Bene, antifutto. Allora, ci mettiamo l'antifutto. Ma effettivamente questo non ci sta qui. Questo va messo qua. Non ha senso che sta là. Le porte comunque sono tutte al contrario, te pareva. Tu dici, ma ora va meglio però. Ora che il pulsante è qua, funziona l'allarme. No. L'allarme è tanto per dire, basta. In che senso sono tutte al contrario? Io non lo so come le devo mettere le porte. Ah, dici che questa è al contrario? Beh, dipende dal punto di vista. Magari da qui è buona. No, ma da qui è buona. Boh. Sì. Allora, dunque, ricapitolando. Ah, il mobiletto qua ci sta. Come si chiama il mobiletto? Quello piccolo dove... Come si chiama? Tavolo. Tavolo. Ma sinceramente nel garage che ci devo fare? Non è che c'è la macchina da mettere in garage. Ci vuole mobiletto. Questo tavolino da caffè. Bello. Però forse il tappeto, siccome quel discorso di prima, che uno lo sporca entrando, ma se il tappeto invece lo mettiamo così, e uno passa di qua, non lo sporca quando torna a casa, non è meglio? Sì, l'ho capito, raga, attrezzi in garage, non è che posso fare tutto, cioè, mi piace concentrarmi stanza per stanza, sennò qui la confusione regna sovrana, diciamo. Che ci metto lì sopra? Sembra una bella banana. Che sta banana ai miticaccio? Dove ce la metto sta banana? La banana nella... La banana qua dentro non ci sta. Aspetta, per miticaccio ci sta bene l'ananas. Ci metto un bello ananas qua. Allora, va... Aspetta, che ci metto qua nel centro? Nel centro lì, che ci metto? Che ci metto? Prodotti da bagno, no? Ecco, una bella lattina analcolica che guardi la TV. Ecco, effettivamente sai cosa ci sta? Roba da... al centro ci stanno gli snack. Al centro ci stanno bene gli snack, roba da sgranocchiare. Quadro sul divano. Ah sì, i quadri devo mettere, è vero. L'ananas nella padella. La sardina c'è pure. Oh, ma dove sta? Allora, il cibo, vabbè, è tutto qua. C'era la patatina, però la patatina, pizza, no, pizza no. Beh, pizza ci potrebbe anche stare, diciamo. Però c'ho il piatto gigantesco. No, patatine. Patata, ci metto la patata. Vabbè, senti, ci metto due pacchi di patate qua, vai, buonanotte, va. Due pacchi di patatine, non lo so manco io che ci devo mettere. Allora, quadri.
Dove stanno i quadri? Oh? E i quadri si futtenno? Non ce ne stanno quadri in sto gioco? No, il poster, cornice. Ah, ok. Però so, no, no, fanno schifo i poster. Quella è questa roba tra ragazzini. Cornice. No. Oh, i quadri. È impossibile che non ci stanno i quadri. Antincendio cosa, Luca? Scusa. Ma può essere che non ci stanno i quadri? Com'è possibile? Quadro, qua, qua. Quadro elettrico. Ma. Dipinto? Ho capito con sto garage, eh? Dipin. Oh, sempre poster escono. Il pane è dipinto? Dice che è simile il pane. No, non ci stanno i quadri. Ci stanno solo i poster. Cartolina. Poster e cartolina. Ma non ha senso. Ma non ce li metto queste cose. Cornice e poi la modifichi tu. In che senso la cornice la modifico io? Che vuol dire? Cornice per porta mi trova. Non mi trova la cornice. Cornice foto. Cornice per foto. Per foto. Cornice per foto. Che? Così l'hanno fatta. Cornice per foto. E come la modifico io? Sicuro? E come... No, non capisco. Ma questa è una normale cornice. Modificala. No, e non c'è niente. Non ci stanno foto, quadri. Non c'è niente, raga. No, non capisco. Cornice per foto, cornice per foto. Clicca E. Ah. E no, la E niente fa. Copia stile. No, non c'è niente. Sì, ma il poster fa schifo. Il poster non è un bel quadro. Il poster è roba da ragazzini, per dire. Una cameretta da letto. Il poster non ci sta. Queste sono tutte cose. Aspetta, vediamo. Poster. Ma non lo so, raga, per me sta roba non ha, neanche me la fa mettere lì. Non ha senso. Non la fa mettere nella cornice. E dove il colore, dove sono tutte le modifiche della cornice? Quando compri premi la E. Qua. Capito? Ma qui non ci stanno quadri. Sono solo colori. Ah. Ok, ho capito. Ok. Che ci sta in un salotto? C'era altro, mi pare, anche. Personalizzata, altezza. Ho capito, ho capito. La miseria se è grande, però ci starebbe bene. Bello, eh? Metti il vaso nel tavolo. Ah, capito. Vaso, 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 vaso. Vaso. Vaso, 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 vaso. Un vaso che è carino, piccolo ce ne vuole. Uno di quelli carini e piccoli. Un vaso piccino, piccino. E quale ci metto? Vaso per piante.
Questo è grosso. Perché ho modificato le dimensioni del tappetino? No, non l'ho modificato, l'ho spostato il tappeto. Ma non c'è un vaso piccolo? Questi sono tutti grossi da mettere. Vaso forio. Ah, effettivamente ci sta bene il vaso quello con i fiori. No, il vaso... il vaso con i fiori. E dove lo piglio? Vaso. Beh, sembra un vaso, effettivamente. È un vaso, ma come ci metto dentro il fiore? Pianta, no, ci volevano i fiori quelli singoli. Ok, una roba simile. Ci si può accontentare? Le live le faccio tutti i giorni tranne il lunedì. Domani difatti non faccio live. Cos'è, una specie di girasole? No. Ok. Ah, ho modificato la dimensione del quadro. Vabbè, ci sta, no? Qual è il problema? Ma il garage, che faccio in garage? Il garage. Ma magari se ci mettiamo il lampadario così si vede meglio. Chiudi le finestre. Entrano i ladri forse. Allora in garage ci sta. Nick, perché non usi le cuffie grandi? No, sto bene così sinceramente. In garage ci vuole la una semplice. Ovviamente il garage non è che ci va. Mica ci va il lusso nel garage. Aspetta, Vincenzo, deciditi. Prima mi dici sistema il garage. Ora che sto in garage mi dici sistema lo sgabuzzino. Mai sistema la stanza in cui ti trovi. Sempre un'altra. Facevi tu una stanza da pranzo in garage. E il garage dove lo facciamo? Aspetta un attimo dunque. Ma forse è meglio metterne due di questo, aspetta. Così c'è più luce qua dentro. Ma che mi trolla? Ah, ok. Così c'è più luce, però. Un po' messe più distanti è meglio. Il garage allargalo. E dove mi allargo, raga? Dov'è che mi vado ad allargare? Qui ci va la macchina, è abbastanza palese. E il pavimento non lo cambio perché è già perfetto. Si vedono pure le strisce per la macchina. Io il pavimento non lo cambio, è bellissimo. È fatto bene per la macchina. Possiamo cambiare il muro, il tetto, classico ovviamente. Cambia la porta al garage. Quale porta? Questa non la cambio perché che ci metto più largo di così. E poi questa è buona pure come porta. Più larga non ci sta minimamente. Allora io direi di sicuro questo qui che ci va la macchina non ci sta per niente. Questo tecnicamente lo devo mettere qua sopra. Chi è? Lavora in maniera intelligente. Me lo dice lui pure. Vabbè, questo spostiamoli qua, tanto la macchina non c'è comunque, però.
Sì, vabbè, ma comunque ho quasi finito il tempo, eh. Tra poco stacco, raga. Tanto per fare sta stanza, per fare questa casa ci mettiamo 10 live come minimo. Allora, questo io lo vedo meglio qua. E cos'è sto biscotto? Volevo metterlo lì sopra. Allora, il coso, come lo facciamo? Allora, i muri del garage, il secchio, sì, il secchio l'ho spostato a voi e non ci stava là. Il garage lo puoi affittare. E vabbè, mo non è che è troppa fantasia, non è che si possono fare queste cose. Allora, vabbè, il garage tecnicamente va fatto un colore standard, il garage è garage. In teoria bianco, il bidone andrebbe fuori. Anche questo è vero. Anche quello è vero, effettivamente. Lascia il muro così? È che il muro è danneggiato. Le piastrelle più che altro sono danneggiate. No, il garage giallo, che schifo, dai. Ma dove si è visto mai un garage giallo? Ma non ha senso. Non è un bidone. Non voglio dire nient'altro. Non leggo quello che dici. È meglio bianco. Magari facciamo bianco il sopra e sotto lasciamo le mattonelle. All'angolo c'è uno spazio? Che vuol dire all'angolo c'è uno spazio? Dove c'è la porta c'è uno spazio? Ma che cosa? Che qua è da due e qua è da uno? Che non avevo colorato, ok, niente, ok. La cucina è bella, grazie Patrick. Beh, mi pare che... ok. Queste mattonelle, peccato che sono belle, ma non posso comprare le mattonelle di questo colore, come non si può fare? Duplica, che duplico? Mattonelle, no. Ah, copia stile. E poi... ah, bellissimo. Ah, ma che figo. Così posso sistemare il danno. Cioè, ti ho speso un mucchio di soldi per riparare il danno, però. Giusto tre buchi c'erano. Interessante sta cosa. Buono, che è comodo. Sì, grazie PlayStation. Allora, fino a qua ci siamo. Magari c'era la macchina da mettere. Tu immagini posso comprare la macchina? Auto. Auto.
auto non c'è, caspita, automobile, macchina, macchina, giocattolo. La metto qua. Ok, c'ho la macchina in garage parcheggiata. No, il gioco non è gratis. Bella Samuel, avanti la macchina. Ce l'abbiamo in garage. Vabbè dai, comunque è carina sta macchina, mo la metto qua sopra. È bellissima. Not Patrick. Ok. Allora, diciamo che io qui ci farei, mamma mia, qua farei bianco pure. Ci metterei la lavatrice lì dentro. Lì dentro. No, ma ho finito il tempo, mo MCZ, mo stacco. Sono le 23. Io qua ci metterei il coso. Qui ci va la lavatrice. Qua ci facciamo la zona lavaggio. Che forse che era già adibito a questo qua. A fare di fianco alla porta. Oh, la prossima volta, raga. Poi la prossima volta facciamo altre cose. Tanto ancora di lavoro da fare. Qui ne abbiamo in abbondanza. La lavastoviglie. La lavastoviglie nel, qua dentro. Uno sgabuzzino è brutta da vedere. Non avevo visto che c'era sta lucetta qua. Ah, posso pitturare pure questo? Figo. Ah, il pavimento... Con tutte le piastrelle che mi ritrovo... Io quasi quasi ci metto una di queste piastrelle. Magari queste. Se no non le consumo più. La no, Anto, non si può fare. Allora, lavatrice. Lavatrice, lavatrice, lavatrice. Questa è tutta roba che costa comunque, eh. Sì, l'ho letto, super. Oh, buono, Francesco. Ottimo. E... aspetta, il cestello ci va accanto. Buonanotte, Frenzy, grazie della compagnia. Ok, dai, cioè basta. Ah, ci vuole accessori da bagno. Prodotti da bagno. E detersivo bucato, ovviamente, sì. Quello dei piatti andrebbe qua, ovviamente. E beh, ho voglia che va qua. Ma guardi che sono belli grandi, eh. Detergente WC, ancora il WC non ce l'abbiamo. Ok. Vabbè, quello per il lavavetri, pure lui, voglio dire, si può mettere tranquillamente qui a portata di mano, in un cassetto. A posto. D'altronde mia madre lo tiene effettivamente sotto al lavandino, il pulivetro. Allora, è bella Francesca, spiterina, una bella bestia quella. Va bene ragazzi, io direi che per ora ci fermiamo, ancora la casa ce n'è da fare, però caspiterina, oh, tutto sommato niente male, voglio dire, la cucina non è male, è venuta abbastanza buona, bella, e anche il salotto insomma non è niente male, è venuto un bel salottino, ci sta, che dite? Ci sta ragazzi, ci sta, ci sta. Va bene raga, allora concludo, salva partita. Sì, mo vediamo super. Allora, esco dal gioco, vediamo se posso fare un raid su Twitch. Buonanotte Goku. Io raga vi ringrazio
per la compagnia, raga, per i consigli che mi avete dato. Ovviamente sono un po' impazzito perché giustamente c'è tante idee diverse, le persone, voi, insomma, tutti, è normale avere idee diverse. E comunque è venuta abbastanza carina. Accidenti, hanno cambiato tutto qua, non ci sto a capire niente. Ok. E te pareva? Accidenti, hanno cambiato le cose, sto pigliando gente a caso qua. Ok. Allora ragazzi, vi stavo a dire, grazie ancora per la compagnia, grazie per gli abbonamenti e le donazioni. Ci becchiamo in live dopodomani alle ore 21, martedì. Domani non faccio live, probabilmente neanche video, credo. Quindi ci si becca dopodomani, raga. Vi auguro quindi una buona notte e ci si becca poi dopodomani, va bene? Ok. Buonanotte a voi allora ragazzi, buonanotte, ciao a tutti quanti, ciao ciao!